Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, io sono Fox e oggi parliamo di fotovoltaico da balcone. E allora, il punto cruciale per tutti gli amanti delle energie alternative, del fotovoltaico e nello specifico del fotovoltaico da balcone, ragazzi, è quello di poter trovare la componentistica giusta, di buona qualità e che semplifichi al massimo l'installazione appunto del fotovoltaico. Qui ragazzi, io oggi per voi ho da farvi vedere un prodotto molto molto interessante. Costa ragazzi il giusto, perché se voi mi dite Fox, ma non posso farmi da solo una struttura per tenermi bloccato il mio pannello, non mi costa di meno se la faccio in legno o se la faccio in metallo riciclato. Sì, ragazzi, forse vi costerà molto meno, anzi sono certo che vi costerà molto meno. Però partiamo dal presupposto che questo è un kit pronto all'uso, pronto ad essere assemblato. È un kit che non costa poi così tanto, anzi, per quello che ti danno, per la comodità, ragazzi, la qualità, cioè parliamo di ferro piegato con angolatura bella studiata, che poi questo va così, e tutti i vari accessori in corredo, cioè qui ci sono bulloni, dadi, rondelle, tutto ragazzi autobloccanti. Eccoli qua, i bulloni autobloccanti, perciò dal momento in cui vai a stringere non li levi più. E ti danno anche questi che sono quelli più grandi ancora. Ti danno ragazzi anche la chiave, anche la chiave 13-14, che appunto sarà quella utilizzata per montare questa struttura per pannello solare da balcone. Ragazzi, questa struttura tu la vai a fissare proprio sulle tue ferrate, ok, del balcone. Si assemblano i due pezzi, si posizionano a distanza congrua con la dimensione del tuo pannello solare e qui ti fa vedere, ecco qui, guarda, qui ti fa vedere anche una grafica di massima su come si assembla tutto. Istruzioni però giustamente in inglese, non in italiano. Inclinazione del pannello con questa struttura a 30 gradi. Ragazzi, qui il vento non ci può. Ragazzi, qui dico, guarda, parliamo di ferro piegato. Comunque, andiamo, procediamo col montaggio e vi farò vedere appunto di che cosa stiamo parlando e poi sarete voi a dirmi se davvero conviene o non conviene comprare una struttura pronta all'uso o è meglio autocostruirsela. Io ragazzi, nel mio fotovoltaico, non è ovviamente il fotovoltaico da balcone, io ho fatto una grande 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 struttura motorizzata e io avevo fatto fare un preventivo ad un'azienda per quanto riguarda la sola, diciamo, parte di struttura rettangolare, ok? Ragazzi, volevano 2.500 euro. Sotto nel canale trovate anche il video dove vi racconto come è andata, perché ok, 2.500 euro, posso capire tutto. Posso capire il costo della materia prima, posso capire l'artigiano che la costruisce, però ragazzi, io ho detto no a quel preventivo. Tempo qualche ora mi chiamano e mi scontano di 500 euro. L'indomani mi richiamano e mi scontano di altri 500 euro, cioè mi hanno fatto uno sconto di 1.000 euro in 48 ore. Comunque ho detto ugualmente di no. Ho acquistato io tutto il materiale,
le barre da 6 metri di ferro, tubolare 6x4, la taglia, la troncatrice, e poi lì è uscito un bel video. Ho investito anche in una saldatrice. Ragazzi, ho acquistato tutto ciò che mi potesse servire e mi sono autocostruito io tutto. Quanto ho speso per la struttura? Forse 1.000-1.500 euro, inclusi, ragazzi, le attrezzature. Cioè, però le attrezzature sono stato un investimento e mi sono rimaste. Ora io con le attrezzature posso fare tanto altro. Parlando di questo, sì, se vai a comprare il ferro, fai i fori, devi avere il trapano a colonne, queste, ragazzi, non le farete mai. Questi tagli qui non li farete mai. Forse farete i fori, forse tutti storti, anzi sicuramente tutti storti. Perciò non lo so. Se avete manualità, allora ok, andate e fate il fai da te. Bellissimo il fai da te. Ma se non volete rogne, questa struttura, ok, costa il giusto. Perché? Perché ti risparmia tante seccature, ti risparmia tanti problemi, ragazzi. Ti risparmia di dover andare ad acquistare il materiale, andare ad acquistare la troncatrice per il ferro, la saldatrice. Qui è tutto fatto con viti, bulloni, dadi, ganci, stop. Non c'è da fare saldature, non c'è da fare proprio nulla. Andiamo ad assemblare il tutto, vediamo se riesco a interpretare. L'assemblaggio della staffa è avvenuto con successo. Ragazzi, ci vuole un po' di tempo, io vi raccomando di attrezzarvi per bene. E comunque questa è la staffa, eccola, vedi? E allora posso dirvi che la staffa è regolabile, ha 1, 2, 3 lati totalmente regolabili. Tu mi dirai, Fox, ma da cosa si sceglie la regolazione? Ragazzi, principalmente dal pannello. Più è largo il tuo pannello solare, più queste staffette devono scorrere e allargarsi. Sì, la staffa è quella qui, vedi, bella. Ragazzi, studiata davvero bene. Io non ho stretto completamente i bulloni, infatti vedi, per farvi vedere che è completamente ridimensionabile, ok? Da cosa dipende il ridimensionamento, la regolazione? E quante regolazioni abbiamo? Abbiamo 1, 2, 3 e 4 differenti regolazioni.
Qui è per scegliere, ok, la grossezza del tuo della ferritoio del balcone. Cioè, se devi piazzarlo il pannello agganciato sulla ferritoia, ok, che cosa andrei a fare? Facciamo finta che questo è la ferritoia del balcone. Questo lo metti qui, boom. Vedi? Questo lo metti tutto indietro così da bloccarlo, vedi? E questo lo blocca. Oppure eventualmente puoi andare a installarli sempre tramite questi, ma con tasselli al muro. Prima metti questo, poi metti questo, e questo ti lascia il pannello con la sua inclinazione. La faccia del pannello, ragazzi, è questa qui, ok? Qui ci va il pannello solare, ok? Qui ci va il pannello solare che, se noi andiamo a metterlo in posizione corretta, è così. Eccolo qui. È così. Questo, mettiamo il caso sia un muro, anzi lo appoggio proprio al muro per farti capire. Eccolo qui. E qui, ragazzi, abbiamo il nostro pannello bello piazzato e fermo. Dal momento in cui tutti i bulloni si chiudono e si stringono in maniera forte, questa struttura, ragazzi, tiene a voglia vento, movimenti e roba varia. C'è anche qui sotto un foro, eccolo qui, dove poter andare a mettere l'altro tassello. Ecco qui, per esempio, tassello qui e poi tassello sotto, qui sotto, sempre a muro. Così ti fai un bloccaggio diretto, o eventualmente puoi anche non mettere questo, ok? Questo, non mettere questo, bloccarlo da questo qui, che ha anche una scanalatura gemella a questa. Comunque, ragazzi, i modi per installare questa struttura sono molteplici. Ovviamente, ragazzi, ci vuole pazienza per l'assemblaggio. Qui vi mostro nuovamente come si assembla. Eccolo qui. Assemblate tutte e due, o meglio, se vuoi andare a realizzare un impianto con più pannelli, giustamente ti servono più di queste. Io ti posso consigliare una cosa: sfrutta questo come struttura portante per l'inclinazione. A questo, se hai manualità, puoi andare a collegare delle barre, ok? Per esempio, acquisti due kit di questi e te ne danno quattro. Metti questi qui a distanza di 1 metro cada uno, 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, fai 4 metri. Qui sopra gli fai tutta una controstruttura con delle barre lisce, ok? Tipo questo. Fuori lì e vai avanti con la barra in ferro, ok? Barra in ferro, blocchi tutti e ti sei creato una struttura più o meno lunga. Attenzione, questi nascono per... vengono venduti per un solo pannello, ma come ti sto dicendo, puoi anche assemblarne più di due, di tre. Okay? Nel caso in cui acquisti due kit, potresti andare a mettere due pannelli, uno ogni kit. Se invece fai come ti sto dicendo, una barra messa qui, una barra messa sopra e qui sopra fai fuori e blocchi pannelli, 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 chiudi lì questa per ricrearti a 30 gradi, ok? Eccolo qui. A 30 gradi, ma poi ti vai a bloccare molti molti più pannelli. Giustamente, ragazzi, l'assemblaggio deve essere fatto ad hoc, il bloccaggio a muro deve essere fatto ad hoc con tasselli belli grossi e potete, ripeto, risparmiare tanti soldi. Al posto di comprare 10 kit per 10 pannelli, comprate 5 kit. E andate a fare tutta una struttura di sopra, o saldata o bullonata e saldata,
base a come volete fare voi, però io vi ragazzi vi consiglio di andare a utilizzare bulloni tipo questi, che non sono affatto male, belli forti, e dadi di questi, i dadi utilizzate sempre solo questi, sempre ragazzi disponibili sullo store dello sponsor, vi lascio il link anche sotto. Ragazzi, io mi rilasso, accendo questa radio e ho tantissima musica sempre disponibile, USB, Bluetooth, DB+, radio, un display carino come vedi, ottimo ragazzi, ciao, belli, al prossimo video.